Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Nebbia in Valpadana. Buon lunedì a tutti, buona settimana a tutti. Da quando non faccio un video al lunedì? Un po' che non facciamo un video al lunedì. Proviamo a fare un video al lunedì, visto che l'ultimo video che ho fatto sulla Juve l'ho fatto di fretta in furia perché non stavo bene. Finita la partita ho fatto un video lì di 2-3 minuti, 4 minuti e basta. Allora, ritorniamo sulla partita Juventus-Napoli per qualche ottuso che non riesce a capire mai le cose, che poi viene nelle live e viene a dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora, io venerdì in Napoli-Juventus, senza contare chi ha avuto più occasioni da gol, perché lì probabilmente è stato proprio il Napoli, no, probabilmente è stato il Napoli che ha avuto più occasioni clamorose da gol. Ho detto con la Juve che, a dispetto di tutte le altre Juve che abbiamo visto fino ad oggi, mi è piaciuta soprattutto nell'atteggiamento, non per tutta la partita, però a sprazzi la Juventus ha anche giochicchiato, no? È stata un po' più alta del solito, ha cercato di aggredire di più il Napoli nella metà campo del Napoli, a sprazzi, ovvio non tutta la partita, ed ha attaccato il Napoli, se vogliamo, anche in modo intelligente, no? Perché il Napoli quando viene attaccato va in difficoltà, soprattutto quest'anno, e la Juventus qualcosa ha creato e ha costruito. E io sinceramente, se devo parlare di delle partite che ho visto fino ad oggi della Juventus, devo dire che quella di venerdì non mi è dispiaciuta, non è che mi è piaciuta, oddio che bella Juve che ho visto, no, però devo dire che non mi è dispiaciuta. Quindi il Napoli poteva far gol, soprattutto nel primo tempo ha avuto più occasioni il Napoli, sì, assolutamente sì, non l'ha fatto, Szczęsny viene pagato per parare, Kvaratskhelia si mangia quel gol lì, non è colpa della Juventus. A una delle pochissime occasioni, delle tre occasioni che ha avuto la Juventus ha fatto gol. Quindi un risultato forse eccessivo per il Napoli? Può darsi, però a me la Juventus non mi è dispiaciuta, non dico che mi è piaciuta o che spettacolo, no, però no, non mi è dispiaciuta. Quindi forse una delle poche volte che godo veramente del risultato che è venuto. Poi 1-0, certo, tutti vorremmo vedere la Juventus che vince 3-0 con risultati un po' più rotondi, però non mi interessa. A me sta teoria del cortomuso, no? Che dicono cortomuso, a me non è che mi interessa molto se devo vincere 1-0, 3-0, 5-0, dipende. Io voglio vedere un atteggiamento della squadra in campo diverso da quello che ho visto col Monza. Io intanto ho sentito che addirittura la Juventus col Monza nel primo tempo è stata la più bella della stagione, detta da juventini questo, no? Io quando sento queste cose veramente mi viene la pelle d'oca, dico, allora voi veramente vi siete abituati talmente a un livello basso che quando la Juventus in un tempo ha due occasioni da rete vi esaltate, perché con il Monza, ragazzi, la Juve va in vantaggio 1-0, non esce più dalla metà campo. Ho visto una Juventus arroccata dietro per tutta la partita, quindi non capisco dove hanno visto questa partita bella della Juventus contro il Monza. Ma ripeto, il calcio è bello perché è vario, no?
ognuno la pensa come vuole. A me mi è piaciuta molto di più la partita col Napoli. E non è stata una partita noiosa, sempre lì bloccato e cose. Ogni tanto si è visto qualcosa di propositivo, no? Qualcosa di diverso, diciamo, dal resto del campionato della Juventus. Quindi confermo che la Juventus ha vinto, e mi ha semi convinto, diciamo, no? Quindi ogni tanto bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Io ho criticato Vlahovic nel video, no? Vlahovic io gli ho dato, e lo sapete benissimo, no? Gli ho dato tutte le attenuanti possibili e immaginabili. C'è un problema in fase offensiva alla Juventus, perché è un problema, perché se Chiesa nelle ultime 9 partite fa un gol, se Vlahovic nelle ultime 9 partite fa un gol, se Ken in tutto il campionato fa 0 gol, se Milik non riesce a far gol, quindi vuol dire che c'è un problema in fase offensiva, e questo qua deve risolverlo l'allenatore, deve risolverlo. È un problema di fornimento di pallone agli attaccanti. Però quando arriva quella palla pulita giusta da buttare dentro, se tu la sbagli, Vlahovic, dico Vlahovic o se la sbaglia chiunque altro, però in questo caso parlo di Vlahovic, se tu la sbagli vuol dire che anche tu c'hai qualche problema. Non so se sei così o se è un problema mentale, un problema di voglia. Poi però quando ti sento dire, non so se sono dichiarazioni forzate, dichiarazioni che le vuoi le fai per non perdere il posto, non lo so, e dici Allegri e questo popò d'allenatore, allora vuol dire, allora sei tu il pippone, perché se parli così. Io per esempio su Chiesa quando è finita la partita della nazionale aveva lanciato delle frecciate, no? E siamo sempre lì, le frecciate sono sempre quelle. Comunque detto questo, Vlahovic, io ti dico a te e chiedo a te di darti una svegliata, perché dopo due, dopo il rigore che tu sbagli, ma non perché hai sbagliato il rigore, a me mi hai dato più fastidio sulla ribattuta. Sulla ribattuta non puoi sbagliare quel gol, si è andato con una sufficienza totale, proprio sembrava che era un gioco da ragazzi per te metterla dentro, invece lì dovevi andare e con tutto il nervoso che c'hai addosso dovevi buttare dentro anche il portiere, e invece ti sei fatto prendere anche la ribattuta, e quindi lì vuol dire che c'hai un problema personale anche tu. Tolto il discorso del rifornimento agli attaccanti, che l'attaccante gli devi dare 3 palloni per buttarne dentro uno, eccetera eccetera, tolto tutte queste attenuanti, però un problema comincia a avercelo anche tu, comincio a tenerti sotto osservazione, perché dopo andare sempre per partito preso a me non mi piace. Detto questo, siccome ieri ho fatto una live e c'è venuta gente, no, gli esaltati allegriani a dire chiedi scusa ad Allegri, allora io lo ribadisco una volta per tutte, ma tanto so che non sarà una volta per tutte, perché purtroppo voi da questo orecchio qua non ci sentite, no? Io non devo chiedere scusa a nessuno. Io sono tifoso di una squadra che come allenatore ha un certo Massimiliano Allegri, e questo Massimiliano Allegri percepisce uno stipendio dai 7 ai 9 milioni all'anno, e se un allenatore che percepisce uno stipendio dai 7 ai 9 milioni all'anno, se per 2 anni
fa schifo sul piano del gioco, e quello anche quest'anno non è che ci esalta, e quindi quello è lui, lui gioca così, basta, non vedrai mai nulla di diverso. E fin qua, no? Ognuno può dire quello che vuole. Ma siccome lui è un risultatista, se non mi porta risultati, visto che tutti gli altri allenatori possono essere attaccati, Allegri non può essere attaccato e non porta risultati. Allora, io non ci sto a questo vostro giochetto che se vince, se vince la Juve è merito di Allegri. Se perde ritorniamo gatti, è scarso, quello è scarso, e Nicolussi, e di qua, e di là, e tutte queste cazzate che vi inventate. Io sono stato uno dei pochissimi a dire, prima che cominciava il campionato, per me, ed è una mia opinione, la Juventus è la seconda forza del campionato. Ho detto, per me, ho fatto un mio pronostico, e ho messo l'Inter prima, la Juventus seconda come forza del campionato. A pari della Juventus come rosa, come forza, ci avevo messo la Roma e il Milan. Il Napoli l'avevo messo quinto io quest'anno. Andate a rivedere le live, l'ho detto in più di una live questo, li andate a rivedere e vedete quello che ho detto. E per adesso è così, l'unica che mi sto sbagliando è la Roma, l'unica che sto cannando è la Roma. La Roma, guarda caso, c'è Mourinho, guarda caso, ma lasciamo stare, non me ne frega un cazzo me di Mourinho, visto che grazie a Dio non ce l'ho a casa mia, dico grazie a Dio. Quindi io ho sempre detto, la Juventus ha l'obbligo di stare attaccata all'Inter fino a marzo-aprile, perché se l'Inter dovesse andare avanti nelle coppe, la Juventus, non avendo le coppe, deve approfittare della situazione e deve puntare a vincere lo scudetto, e puoi vincere lo scudetto anche se sei la seconda rosa del campionato, perché non è la prima volta che la squadra inferiore vince il campionato sulla prima. Guardate la Juve di Antonio Conte, guardate il Milan di 3 anni fa di Pioli, l'Inter era più forte, però lo vince. Guardate anche l'anno scorso, se noi parliamo di rosa, era più forte l'Inter che il Napoli, però lo vince il Napoli, perché quando hai l'annata dove tu dai il massimo, giochi bene e costa, devi vincere il campionato anche se c'hai una squadra più forte davanti. Ovviamente se quella davanti a te, come rosa, come tutto quello che volete, non fa il suo dovere, quindi tu devi star lì, non puoi uscire dalla lotta a scudetto come l'anno scorso a ottobre, con tutti i cazzi di problemi che poteva avere la Juve, no? A ottobre la Juventus era fuori dalla Champions, fuori dalla lotta a scudetto, era fuori da tutto, e la penalizzazione ancora non c'era venuto, basta trovare alibi. Questa è la verità. Se poi voi continuate a trovare scuse, porca puttana, rotto il cazzo del telefonato, se voi continuate a trovare scuse su scuse, fate il male della Juventus. Sto sentendo parecchie voci che dicono che io non vado più in giro nelle live, no? A parte che io quando vado in giro mi invitano, e anche se rifiuto qualche invito per motivi personali o perché non ho voglia semplicemente, eccetera eccetera, non lo faccio perché la Juve vince, perché io, chi segue le mie live reaction, ho sempre esultato, no? Anche se non devo dimostrare nulla a nessuno, ho sempre esultato e voglio sempre che la Juve vince, anche se c'è Massimiliano Allegri. Io ho sempre detto, spero che la Juventus vinca lo scudetto, ma che Massimiliano Allegri a fine anno se ne vada. Ho sempre detto, e così continuerò a fare, quindi è inutile che lanciate frecciate a dire, ma a te ti dà fastidio che la Juve vince, e allora di qua, allora non vai là.
sono tutte cazzate che vi state inventando per portare avanti una vostra teoria del cazzo, no? Come le scuse, chiedi scuse, io, ma quale scuse? Ma a me negli ultimi 2 anni chi è che mi ha chiesto scusa per tutto quello che ho preso su Allegri e sulla Juventus? Purtroppo, perché a me mi sarebbe piaciuto l'anno scorso, 2 anni fa, chiedere scusa, però purtroppo dovevo ricevere delle scuse che non sono mai arrivate, ma io non le voglio perché non mi interessa, capito? Quindi smettetela questo discorso qua, perché mi fate solo che incazzare e vi mando a quel paese. Ma guarda, sto parlando educato stamattina, sono tranquillo, siamo secondi in classifica, sono felice e non me ne frego un cazzo, perché il problema qua, prima di Allegri, sono gli allegriani. Perché se a me nessuno mi viene a rompere i coglioni con sto chiedi scusa ad Allegri, se vince, vince la Juve, se perde, perde la Juve, capito? Poi, da quando il mondo è mondo, allora vi faccio un esempio io. Se l'Inter perde lo scudetto quest'anno, di chi è la colpa? Lì lo massacrerete Inzaghi, Lì Inzaghi lo fate a fette, lo fate. Giustamente. Lo massacreranno Inzaghi se l'Inter non vince lo scudetto. E come giusto che sia. Invece, se l'Inter perde lo scudetto, massacriamo Inzaghi. Se la Juve perde con il Maccabi, perde con il Monza, perde che cosa, tiriamo fuori la scusa dei giocatori. Non regge più sto gioco. Avete stufato. Quindi io spero che la Juventus continui a vincere 1-0, 1-0, 1-0, perché tanto non posso pretendere il calcio da Allegri, non lo posso pretendere. Quindi muraglia cinese davanti alla porta, contropiede, andiamo a far gol, vinciamo sto campionato. Ma fammi il favore, togliti dalle palle, sparisci da Torino, ti rivitalizzi un po' Allegri e vai, dici che ti vuole il Real Madrid, ti vogliono qua, ti vogliono là, vaiti a cercare un'altra squadra, vediamo dove cazzo arriverai. Fino alla fine, forza Juventus, e ci vediamo alla prossima. Ciao.